Io sono contento oggi di ospitarvi qui nella nostra città. Napoli è una città di pace, è una città in cui il razzismo non esiste, è una città di contaminazione di popoli e di culture, è una città in cui la diversità è una ricchezza. Le Nazioni Unite a me, quando ero studente, poi quando ho fatto un altro lavoro e oggi un altro ancora, mi hanno insegnato che quello è un luogo di pace, un luogo in cui ognuno ha diritto di parlare. Io vi saluto con calore, vi ringrazio di aver fatto questa iniziativa, ringrazio tutti coloro che hanno contribuito, italiani e americani, questa iniziativa così bella, ringrazio le scuole anche che vengono non da Napoli ma da altre parti della nostra regione e vi auguro buon lavoro. Grazie. Al Maschio Angioino, fino al 24 aprile, 70 giovani diplomatici simuleranno una sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Si tratta dell'edizione napoletana dell'Italian Model United Nation. La simulazione vedrà la partecipazione degli studenti dei più importanti licei napoletani e della Scuola Militare Nunziatella. Il progetto, organizzato dall'Associazione United Network e dall'International Model United Nation Association di New York, con il patrocinio dell'assessorato al lavoro del Comune di Napoli, consiste appunto in una simulazione dei lavori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, durante la quale le studentesse e gli studenti partecipanti, nei panni di ambasciatori e diplomatici, si confronteranno ed approfondiranno tematiche realistiche e attuali di politica internazionale. Sì, è una bella cosa nella sala del Maschio Angioino che li abbiamo ospitati come amministrazione comunale. Segue l'altra iniziativa straordinaria della seduta del Parlamento Europeo dei ragazzi di qualche giorno fa. Napoli città europea, città internazionale, città dei diritti, del confronto, in un'altra iniziativa molto bella che sosteniamo. I lavori delle commissioni, coordinate da uno staff internazionale proveniente dalle più prestigiose università americane, saranno totalmente effettuati in lingua inglese, per fornire così ai ragazzi, opportunamente selezionati e formati, un'esperienza unica e realistica dell'attività internazionale delle Nazioni Unite.